molto tempo mi sveglio al mattino con uno slogan, una frase che ho letto da molti anni fa da un autore conosciuto che è Azor Rosa. Una frase inquietante, un po' quelle che circolano nell'aria e che non si spengono col tempo. E la frase è: schiodate Cristo dalla croce. Schiodate Cristo dalla croce. A chi è rivolta questa frase, prima di tutto? Ma evidentemente ai seguaci del Maestro, e quindi a noi che perché dobbiamo schiodare Cristo dalla croce? Perché da noi a qualcuno, oppure l'intenzione che ha guidato lo scrittore a lanciarci questa frase? Evidentemente è un'altra, cioè schiodare Cristo dalla croce vuol dire metterlo nuovamente sulle strade, dargli la possibilità di parlare, di agire, non pensarlo come vittima. Se sapeste quanti pensieri, quante idee ha mosso in me questa frase, che ho sentito un po' come minaccia, un po' come invito, e che vorrei dire che guida in questo momento la mia ricerca e anche la mia maniera di seguire Cristo. Prima di tutto, io penso che l'intenzione dell'autore era questo, suggerita dal vedere la mediocrità, vorrei dire l'inutilità di questa croce nel mondo. E in un certo senso il negativo, forse l'aspetto negativo della croce, che noi consideriamo al centro della nostra salvezza, della quale si parla proprio oggi, praticamente è il fatto che ci ha lasciati molto tranquilli, molto sicuri per un certo tempo, ma anche in altri tempi è quello che è alla radice delle nostre angosce, delle nostre preoccupazioni. Direi ha prodotto anche questa superficialità religiosa che è così caratteristica, specialmente nel momento attuale. Perché? Perché ha causato questa convinzione, che viene del resto autorizzata anche dai nostri catechismi, dalla maniera in cui noi siamo iniziati alla religione cattolica, che in fondo Cristo ha pagato definitivamente e abbondantemente il debito dei nostri peccati. Quindi perché crucciarci dei nostri peccati? Perché non stare tranquilli e sicuri che una lacrimetta versata all'ultimo momento ci aprirà le porte della beatitudine eterna? E quindi io penso che proprio questa
fiducia nella croce, ma meglio questa interpretazione sbagliata del senso della croce, come del pagamento di un debito, come il mezzo che noi abbiamo per ridurre a pacificazione, a benevolenza, il Padre che ha tutte le ragioni di essere arrabbiato con noi. Insomma, abbiamo cercato sempre di accomodare a nostro vantaggio questo senso della croce, perché Gesù è morto sulla croce. Intanto diciamo che sia morto sulla croce per riconciliarci col Padre è la più grande bestemmia che si sia pronunziata sulla terra, perché ci dà un'immagine di un Padre che non è certo quello che si è rivelato nella Bibbia, che si è rivelato a Isaia, che si è rivelato a Osea, ai profeti e in tutta la storia di Israele. Gli ebrei avrebbero ragione veramente di dirci: ma i cristiani sono dei bestemmiatori, perché evidentemente il Padre è amore, il Padre è gratuità, il Padre è, e quindi non ha bisogno di queste, del pagamento così crudele della croce, del sangue del Figlio, che è il solo fra gli uomini che non abbia peccato, che non abbia tradito. E allora proprio su lui il Padre avrebbe fatto riversare la sofferenza per pagare i nostri peccati. C'è una preghiera, giusto, che dice queste stesse parole: per perdonare il figlio discolo, il figlio peccatore, il figlio prodigo, tu hai sacrificato il figlio buono, innocente. Ma tutto questo sono le nostre fantasie, perché dobbiamo evidentemente adattarci per capire un fatto così grande e così scandaloso, così sconvolgente come la croce di Cristo. Evidentemente è stato proprio l'eccesso di amore, ma il Cristo che è venuto a fare, che ci sta a fare fra noi, e perché dobbiamo schiodarlo dalla croce? E quando ce l'abbiamo fra noi e ci domanda: e beh, che cosa volete da me? Che cosa volete da me? Bisognerebbe invece capovolgere questa domanda: che cosa vuoi da noi? Che cosa veramente vuoi da noi? Vuoi che noi viviamo così come oggi, da sbandati, vorrei dire da improvvisatori, perché la nostra vita ha le caratteristiche di una improvvisazione, cioè siamo un po' come quelli che vanno incontro, vediamo che succede oggi, vediamo che cosa ci capita, vediamo chi passerà per le strade, vediamo. Quindi noi siamo dei grandi improvvisatori e dei grandi giocatori della nostra esistenza. Totale, passerà il tempo, cerchiamo di passarcela per il meglio, come si dice, cerchiamo di passarcela per il meglio, perché in fondo nessuno ha chiesto di vivere, l'esistenza ci è stata data, ce la troviamo addosso, e cerchiamo di passarcela il meglio possibile. Intanto raccogliamo angosce, raccogliamo sofferenze, raccogliamo paure,
lungo il corso dell'esistenza e abbiamo momenti di gioia, abbiamo dei momenti di sole, abbiamo delle schiarite nella nostra vita, ma il più, come ci dice del resto la Bibbia, sono sofferenze, oscurità, paure che noi abbiamo e che si accumulano particolarmente nel momento attuale. Non vi pare che sarebbe arrivato il momento, amici miei, di fare i conti sulla nostra fede, se ce l'abbiamo o se la vogliamo, e chiedersi finalmente che cosa vuol dire credere, che cosa vuol dire avere scelto Gesù, che cosa vuol dire essere stati scelti da Lui, che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire aspettare la morte? Vuol dire pensarci ogni tanto? Vuol dire andare a messa la domenica? Vuol dire tutto questo? Questo vivacchiare la fede, vivacchiarla, non viverla. O vorrà dire altre cose? Gesù ha un progetto venendo al mondo, oppure è un agnello innocente che si lascia portare al macello, come dice Isaia, certo con ben altro senso, perché deve morire, è venuto per morire, è venuto per essere dissanguato, perché deve pagare un debito. Che tristezza, che poca cosa che è il cristianesimo, che poca cosa, quindi non ha ragione di scomparire. Ma qual è la verità? Qual è la verità? Che cosa è venuto a fare Cristo? È una cosa seria quella che ha portato sulla terra? Certo, certo. Basterebbe vedere i guasti che noi stiamo facendo, i guasti, come stiamo vivendo male, disordinatamente, come stiamo impoverendo la terra invece di arricchirla. Questa terra che ci è stata detta, ci è stata messa nelle nostre mani per custodirla amorosamente, in maniera che frutti, che sia fonte di vita per tutti. E come stiamo trattando male, male, i nostri fratelli, le nostre sorelle, ci hanno detto che sono fratelli, che sono sorelle, difatti guardandoci intorno ci conosciamo su per giù, più o meno belli, più o meno robusti, più o meno ai tanti, ma ci conosciamo della stessa famiglia, della stessa razza. E come vi trattate male fra voi, anche con la vostra politesse, con la vostra educazione, con la vostra eleganza, ma soprattutto come trattate male quelli che non vedete, che hanno avuto il torto di nascere un po' a distanza di voi, che non si fanno vedere, i milioni di bambini che muoiono di fame mentre voi riempite le cassonette di pane. Ci pensate? Che squilibri! Se pensate che voi portatori della grande civiltà cristiana, per non contare i particolari, e in un secolo avete organizzato due guerre mondiali, distruggendo, uccidendo, facendo tutto quello che di male si possa immaginare, perché nulla è così distruttivo come la guerra. Ma ci pensate?
Avete preso coscienza, siete nati per fare questo. E non ce l'hanno insegnato, non ce l'hanno detto. Nessuno, né l'università, né i professori, né la Chiesa ce l'ha detto. La Chiesa si ha detto, cerca di essere buono, bonito, tranquillo, di non fare peccati troppo gravi, e poi se pecchi c'è la farmacia aperta della confessione, quindi la rimedi sempre, tranquillo. Ma ci pensate? Nessuno ci ha detto, ricordati che il Cristo vuole amorizzare il mondo, ci ha portato l'amore e vuole servirsi di voi. Il compito unico, essenziale, la verità per la quale siamo sulla terra è amorizzare il mondo. Amorizzare le nostre relazioni, non solo le relazioni umane, non solo le relazioni con i bianchi, non solo le relazioni con le persone di famiglia, non solo le relazioni dell'amicizia, le relazioni tutte vicine e lontane. Vivere con l'amore, voi siete dentro. Siete dentro un groviglio, siete dentro una tessitura dalla quale non potete assolutamente separarvi, o ci mettete delle lacerazioni, dei tagli, oppure ci mettete dinamiche di amore. Non avete altra alternativa, non avete altra alternativa. E perché invece di pensare, mettervi a pensare un momento, tirandovi fuori da tutte le voci che si moltiplicano, da tutti gli impegni che vengono dati così dalla tecnica, perché non vi tirate un momento e non vi chiedete, ma che ci sto a fare al mondo? Ma qual è il vero senso della vita? Qual è il mio vero, la mia verità? Che cosa vuol dire essere veri? Che cosa vuol dire vivere una vita reale? E invece di andare, io non vorrei qua screditare la psichiatria, la psicologia, tutta la scienza della psiche, tutto lo sforzo che si fa per rimediare, per mettere a posto, per cercare che questa nostra psiche abbia il coraggio di continuare a vivere. Però invece di far questo, perché non ci mettiamo un momento, ci isoliamo dal mondo, ci mettiamo fuori da questo tempestoso vento che è il tempo, che è la storia, che è l'organizzazione in mezzo alla quale viviamo, e non ci domandiamo, ma qual è il senso finalmente vero della mia esistenza, ma qual è, andiamo a fondo, collaborare, continuare l'azione del Cristo, continuare a mettersi a scuola del modello unico e continuare quello che lui ci ha iniziato, a continuare, andare dietro. E qual è questo progetto? Qual è? Amorizzare il mondo. Quindi c'è in me dell'amore, c'è ancora una riserva di amore dentro di me, oppure si è consumata, ormai è stata quasi quasi perduta, o c'è, ecco. E se non c'è, perché non porto questo vuoto alla fonte, a lui, che non ci ha fatto altro che dire venite a me, voi che avete bisogno,
voi che avete sete, voi che vi sentite vuoti, venite, venite. Io non sono morto, io sono vivente, sono il vivente fra voi. Ma bisogna che voi abbiate questa voglia, voglio vivere nella verità. E vivere nella verità vuol dire vivere nell'amore. E forse dobbiamo affrontare delle cose dure, chiedere perdono, perdonare, rivedere la nostra vita, fare dei passi che ci fanno un po' orrore, ma Lui ci darà una mano, Lui ci aiuterà. L'importante, vedete, è scoprire finalmente, scoprire. In fondo abbiamo dentro dei cumuli, ci siamo troppo arricchiti di idee, di progetti, di programmi. Cerchiamo di così svegliarci, liberarci da tutto questo. Finalmente, che vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che tu ti metta al mio seguito, perché abbiamo un progetto stupendo, quello di amorizzare il mondo. Quello di cui il mondo oggi ha bisogno per continuare a vivere, ha bisogno. E lascia tutti i progetti, gli inviti, le organizzazioni, tutto questo che ci distoglie, tutti, vorrei dire, tutte le pillole che ci aiutano a sopportare il male di vivere, e comincia a pensare che il vivere non è un male, che l'esistenza è un bene. Comincia a pensare così. E quello che vi dico oggi, la vigilia della Pentecoste, che ricorda il giorno in cui il Cristo è partito dal mondo visibilmente, ma ha detto: vi lascio che cosa? Che cosa vi lascio? Lo Spirito, cioè questa forza rigeneratrice, questa luce che illumina le vostre tenebre. In fondo, perché continuate a vivere ad occhi chiusi? Perché continuate a camminare nel buio, avendo la possibilità? Perché non vi aprite a questi doni che io vi ho lasciato? Apritevi, allora capiremo tutto. E mai è tardi, non bisogna mai dire è tardi, perché anche se io morissi domani e cominciasse una vita nuova, l'intensità dell'amore è capace di redimere, di riscattare secoli di vita, capite? Bisogna credere questo, credere l'intensità profonda di un atto di amore tanto profondo da spezzarsi quasi, da spezzare il nostro cuore, vale quanto un secolo di vita. E quindi non bisogna mai dire è tardi, è tardi. È sempre presto quando suona l'ora di Dio. C'è sempre tempo.